Cari amiche, cari amici, buongiorno. Oggi iniziamo l'incontro di Botanica in Pillole parlando del fiore. Il fiore ha ispirato nel corso dei secoli pittori, poeti, ma anche musicisti. Tal proposito, negli anni 70, Serge Endivo cantava una bellissima filastrocca scritta da Gianni Rodari che diceva che praticamente per fare tutto ci vuole un fiore. Ma cos'è il fiore? Il fiore è l'organo sessuale delle piante più evolute, le cosiddette angiosperme, che comprendono circa 275.000 specie viventi, corrispondenti ad oltre l'80% di tutti i vegetali che vivono sulla Terra. Dal gigantesco Eucalyptus regnans dell'Australia, che sfiora i 100 metri di altezza, alla piccolissima lenticchia d'acqua che abbiamo nelle vasche dell'orto botanico di 2-3 mm di grandezza, o alle porfire che hanno un fiore di appena 1,3 mm di diametro. I fiori possiedono un'infinità di forme, di colori e di odori. A tal proposito ricordiamo la zavera presente negli agrumi in questo periodo. Ecco, come possiamo definire il fiore? Il fiore è l'organo fondamentale a cui tutte le piante affidano il futuro della propria specie. Esso infatti accoglie gli organi della riproduzione. Ma quali sono le parti che costituiscono un fiore? Beh, abbiamo in un fiore innanzitutto i sepali. I sepali sono delle foglioline più o meno verdi che sono fotosintetizzanti e sono in grado di proteggere le gemme fiorali dalla disidratazione, come anche dall'ingresso di spore, batteri e fungine. Poi abbiamo i petali che sono variamente colorati, che nell'insieme costituiscono la corolla e che hanno la funzione di attrarre gli insetti impollinatori. Quindi abbiamo gli stami. Gli stami sono gli organi sessuali maschili e che nell'insieme costituiscono il cosiddetto androceo o casa dell'uomo. Uno stame è formato da un filamento e da un'antera. All'interno dell'antera vengono prodotti i granuli pollinici. Quindi abbiamo il pistillo. Il pistillo, guardate, ha la forma di un fiasco o di un pestello che utilizzava in passato il farmacista, quindi con una base ingrossata che è l'ovario, all'interno del quale ci sono gli ovuli, una parte ristretta che è lo stilo corrispondente al collo del fiasco e quindi una parte sommitale che è lo stigma, che contiene sostanze vischiose in grado di intercettare i pollini. Ecco, ci sono specie in cui non possiamo distinguere il calice dalla corolla, per cui abbiamo pezzi unici. In questo caso parleremo di tepali, e i tepali caratterizzano il fiore della magnolia, come anche delle ninfee, o il fiore del tulipano, o il fiore dei gigli. Dopo la fecondazione, praticamente si formano piccoli frutti, e del frutto parleremo la prossima volta. Buona giornata a tutti!